taglia un traguardo importante, la fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola. Quella in programma nelle domeniche del 4, 11 e 18 ottobre sarà l'edizione numero 20. Ad organizzarla l'amministrazione comunale con il patrocinio di Expo e del Ministero delle Risorse Agricole e con la collaborazione di Camera di Commercio e Confcommercio di Pesaro Urbino, CIA e Regione Marche. Ci saranno manifestazioni non solo dedicate all'enogastronomia e alla valorizzazione del tartufo, ad esempio di come si cucina il tartufo di qualità che deve essere solo del nostro territorio, non deve essere importato da altri stati come a volte capita anche in alcune fiere, e oltre alla valorizzazione di questo prodotto avremo manifestazioni dedicate alle famiglie, ai bambini e quindi ai grandi e ai piccini per un divertimento che durerà un mese, ma soprattutto lanciamo un'idea, la strada del tartufo pregiato delle Marche, per creare il Grand Cru del tartufo, quello che i francesi hanno sul vino. Noi lo vogliamo sul nostro territorio, con le caratteristiche tipiche del nostro territorio marchigiano e in modo particolare della provincia di Pesaro Urbino, perché il tartufo non sia più una questione legata soltanto ad alcune città che organizzano delle fiere nazionali, ma che riguardi tutto il nostro territorio, perché è una grandissima ricchezza e all'interno di questa ricchezza Pergola svolge un ruolo di prima importanza, di primaria importanza. Il ricco programma ideato per le tre domeniche ha l'obiettivo di ripetere il successo delle ultime edizioni con ben 70.000 presenze, valorizzando e promuovendo la città e le sue eccellenze, ad iniziare dal tartufo locale e dai brunzi dorati. 20 anni di grandi soddisfazioni per le imprese commerciali e artigiane che sono presenti alla fiera, e lo testimonia ancora di più il fatto che quest'anno, per partecipare con un proprio stand alla fiera del tartufo, veramente ci sono state tantissime domande e purtroppo molte imprese sono rimaste fuori dall'assegnazione dei posteggi. Nel centro storico sarà infatti allestita una mostra mercato di specialità enogastronomiche che ha ormai raggiunto ben 2 chilometri di espositori di prodotti tipici di qualità, con al centro la casa del tartufo dove poter trovare il diamante della terra. Non mancheranno degustazioni, visite guidate, cene di qualità, concerti, mostre e intrattenimento. Il tartufo e la tartuficultura, che nelle aree interne è l'unica che può dare risposte, va incentivata in qualche modo da parte della regione, e che il nuovo PSR ce lo può permettere questo, e questo può dare quella risposta che molti che abitano nell'entroterra vogliono avere, e cioè vivere in quei luoghi con un reddito adeguato.